Una buona serata ai nostri telespettatori, ben ritornati al telegiornale di RTA. Molti si sono chiesti in questi giorni perché il comitato L'Aria del Borgo non siederà al tavolo tecnico di garanzia istituito per misurare e verificare la qualità dell'aria a Borgo Taro. Come dicevamo, se lo sono chiesti in diversi e noi abbiamo girato il quesito al presidente del comitato Marco Cacchioli. Come riportato anche in diversi notiziari di RTA dei giorni scorsi, è partito il tavolo di garanzia per quello che riguarda le emissioni d'origine che vengono percepite a Borgo Taro. Un tavolo di garanzia a cui il comitato, l'area del Borgo, non ha aderito per tutta una serie di motivazioni già spiegate in precedenza e per il quale comunque auspica che venga fatto un lavoro che alla fine risulti utile per la cittadinanza. Come comitato auspichiamo che il tavolo di garanzia faccia comunque un lavoro di approfondimento che torni utile alla risoluzione di questo problema che ormai da oltre un anno e mezzo attanaglia la comunità borgotarese. Da parte nostra abbiamo rilevato con interesse anche quella che è stata la determina che l'ARPA ha emanato il 15 di giugno, in cui riduce ulteriormente la capacità produttiva di Laminam da 230 a 190 tonnellate al giorno e impone un monitoraggio in continuo su alcune sostanze, in particolare gli acidi che escono dai camini. Questo in qualche modo conferma le nostre richieste, anche se avevamo chiesto un monitoraggio in continuo anche di altre sostanze per appunto arrivare a capire quello che effettivamente è presente nell'area di Borgo Taro, e questo da parte nostra è importante perché conferma appunto che c'è un problema e che il problema va sicuramente affrontato da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista sanitario. E su quest'ultimo punto abbiamo letto con interesse anche il report dell'azienda sanitaria, l'ultimo report del dottor Impallomeni, in cui però purtroppo si presta molta più attenzione ai numeri delle segnalazioni piuttosto che alle patologie, ai sintomi che vengono riscontrati, e questo secondo noi è una lacuna che auspichiamo che anche nel tavolo tecnico venga in qualche modo affrontata, perché c'è bisogno di capire sia da un punto di vista chimico ma anche da un punto di vista sanitario quello che sta succedendo. E auspichiamo anche che il prezioso lavoro che sta facendo il dottor Mauro Bernardi e gli altri colleghi medici di base venga preso in considerazione e venga analizzato e porti anche questo a comprendere meglio cosa sta succedendo. Da parte nostra noi appunto seguiremo questo percorso, siamo molto contenti che la Regione dopo un anno e mezzo si faccia viva anche con un incontro pubblico che ha già annunciato per settembre, e noi sicuramente in quella sede porteremo le istanze che abbiamo sempre portato nei tavoli di confronto con gli enti e soprattutto le istanze dei cittadini che comunque continuano a subire dei disagi e continuano anche a manifestare appunto questa frustrazione, e riteniamo che non sia corretto né da parte dell'azienda né da parte degli enti minimizzare il problema, anche se al momento riguarda zone circoscritte del paese e magari persone più sensibili, perché ripeto, questo problema lo stiamo vivendo in una situazione di produzione non al 100% e soprattutto in una situazione impiantistica che è un terzo di quella che era stata autorizzata all'inizio di questa vicenda. Voltiamo pagina, l'assistenza pubblica volontaria di Bore è in grave difficoltà, mancano i volontari. Allarme presso la pubblica assistenza di Bore per la carenza di volontari, che rischia seriamente di mettere in pericolo un servizio sanitario ed assistenziale fondamentale. Con i mezzi a nostra disposizione, dicono, stiamo cercando di andare avanti, ma senza un rinnovo del personale non saremo più in grado a breve di garantire la copertura H24 per i cittadini.
Per il volontariato è un momento difficile, in particolare proprio a Bore, dove la maggioranza dei cittadini è anziana e necessita di assistenza giornaliera. La montagna ha tanti piccoli paesini e frazioni lontani chilometri l'uno dall'altro e più personale sarebbe determinante per riuscire a coprire la zona nel migliore dei modi. Ecco perché i volontari dell'assistenza pubblica di Bore chiedono a tutti i cittadini di mettersi una mano sul cuore e dedicare anche solo una piccola parte del proprio tempo libero al volontariato, così da permettere a questo importante sodalizio di proseguire la sua missione nel proprio paese. Restiamo in Valceno, dove domenica l'intero paese di Bardi si è stretto attorno alla locale sezione Avis che ha festeggiato i 55 anni di fondazione. L'intera comunità di Bardi ha partecipato domenica scorsa al 55esimo anniversario di fondazione della sezione comunale Avis. Tante le autorità locali presenti, ad iniziare dal primo cittadino Valentina Pontremoli. La lunga mattinata si è aperta alle 9.30 con il ritrovo dei donatori presso la sede. Poi alle 10 il lungo corteo si è snodato per il paese. È stata deposta una corona di fiori e di seguito è stata officiata la Santa Messa dal parroco Don Luigi Pini. Poi sul sagrato della chiesa la presenza anche di altre sezioni Avis, giunte coi loro gonfaloni e cappeggiate dal presidente provinciale Roberto Pasini, si sono svolte le premiazioni dei donatori con medaglie ed attestati di benemerenza. Tra di loro il consigliere comunale Daniela Nota, alla quale è stata donata la medaglia d'oro, e Giovanni Caffarella, con ben 75 donazioni effettuate. Al termine della bella manifestazione, molto partecipata, è stato offerto un ricco buffet a tutti i presenti. È stato auspicato che un atto così importante come la donazione del sangue, fondamentale più che mai in questo periodo estivo, possa proseguire nel tempo, riuscendo a fare proseliti tra le generazioni più giovani. Durante il concerto che la Glenn Miller Band di Bedonia ha tenuto come tradizione in occasione della serata conclusiva della festa della Madonna di San Marco, sono stati premiati alcuni suonatori diversi presenti in banda proprio dagli albori, dalla sua fondazione. Roberta Stivanè, attestato di merito per 10 anni di fedeltà dalla Glenn Miller Band. 1-1-2, brava Roberta, brava. Annalisa Savoldi, attestato di merito per 10 anni di fedeltà, brava Annalisa. E la nostra bella spilla, brava. Barbara Noberini, attestato di merito per 10 anni di fedeltà alla nostra Barbara. Bella applauso anche a lei, l'attestato e la nostra spilla di 10 anni. Bravo. Ormai abbiamo raggiunto dallo scorso anno il 20esimo, per cui abbiamo premiato alcuni ragazzi lo scorso anno e mi fa piacere andare avanti anche quest'anno. Chiedo a Sofia cortesemente, perché dopo i 10 anni voglio premiare coloro che sono stati con me per ben 20 anni. E 20 anni, Chiappa Francesca, attestato di merito per 20 anni di fedeltà. Ancora più forte questi applausi, 20 anni di impegno. Brava Franci. Brava, bravissima. Attestato di merito per i 20 anni di fedeltà a Mattia Penzini. Scusate, perché si è scusata? Ah, ok, bravo. Bravo Mattia. Grazie. Grazie.
grazie a voi che avete aspettato con pazienza e grazie veramente di cuore anche per me, da parte mia, all'amministrazione comunale e soprattutto anche a tutti quanti i genitori che mi aiutano e ci aiutano a organizzare un sacco di bei eventi qui nella nostra zona, nella nostra bella valle e anche al di fuori. Una serata straordinaria quella di questa sera nella scalinata qua del santuario della Madonna di San Marco. Ci siamo esibiti in due concerti. Il primo, durante la serata, abbiamo presentato i piccoli della Glenn Miller Junior insieme al mio gruppo di piccoli di Albareto, e subito dopo abbiamo dato sfogo proprio a tutto il nostro bel repertorio con i senior della Glenn Miller. Un concerto molto impegnativo, però mi ha dato veramente un'emozione straordinaria. Ringrazio tutti i miei ragazzi, i più piccoli e i più grandi, perché queste emozioni si provano soltanto in questa occasione. Dopo la pausa pubblicitaria ci spostiamo in quelle di Vianino, perché Eugenio Bennato, cantautore e musicista siciliano, fratello del più famoso Edoardo, al quale però davvero nulla ha da invidiare, perché lo sentirete, è un musicista davvero a tutto tondo, è stato ospite al Festival Valceno Arte 2018. Corre, corre, corre forte come il vento, ed io vado troppo, troppo, troppo lento. Il mondo si allontana e mi chiude le sue porte, perché corre, corre, corre troppo forte. E se ne va il mondo con la sua velocità, e non aspetta chi non va in fretta, chi non ce la fa. Il mondo corre, corre, non si ferma ad aspettare le carrette che attraversano il suo mare. Il mondo corre, corre, e correndo sempre avanti, più lenti se li perde tutti quanti. E chi non sa andare avanti con velocità, perché non vuole lasciarsi indietro la sua libertà. Di contrabbando mi fa andare controvento e perseguire fino in fondo quella musica che io sento, è il mio cuore che sta volando per andare all'appuntamento, e con i diavoli del flamenco e con il zingare del Salento, che nel ritmo di contrabbando e mi trascinano fino in fondo nella strada del non ritorno, e che mi porta dritto all'inferno. All'interno delle realtà produttive della Valtaro, oggi incontriamo l'officina Bazzani di Borgotaro.
L'auto ci accompagna nella nostra vita ormai da tantissimo tempo, è indispensabile, però qualche volta si rompe. E allora siamo qui dalla ditta Bazzani, che è anche un nostro caro amico, grande sportivo, che ci spiega com'è nata la sua azienda, in quali circostanze e quali sono le sue eccellenze. Dunque, siamo appunto ditta Bazzani Autoriparazioni e siamo attivi dal 1976, quando mio padre ha cominciato a fare riparazioni qui in valle, anche se poi aveva già lavorato chiaramente come apprendista da ragazzino. E adesso siamo noi tre fratelli che andiamo avanti con questa attività, sempre alla ricerca di stare al passo coi tempi, perché comunque ogni giorno c'è una novità su cui prepararsi per poter fare le giuste interventi. Ecco, io ti chiedevo, è cambiata molto la storia dell'auto, adesso è quasi tutto come si può dire, meccanizzato, elettronico, esatto, dove se resti a piedi non ti muovi più, eccetera eccetera. Com'è cambiata la cosa e a livello del tuo lavoro, è peggiorato o migliorato? Ma diciamo che dire peggiorato o migliorato quello non si può mai dire, perché comunque sia il peggiorato si ritrova nel momento in cui ti devi ripreparare su una novità tecnica. Però noi facciamo sempre corsi di aggiornamento, quindi cerchiamo di stare, appunto, come dicevo, col passo coi tempi. E diciamo che ci sono state le evoluzioni, appunto, tecniche nei decenni, che siamo passati dal vecchio carburatore puntine alla iniezione con accensione elettronica. Poi adesso stiamo lavorando per imparare, per riuscire ad essere preparati per il discorso delle ibride e tutto il sistema di automozione elettrica. Quindi c'è un'altra innovazione che bisogna prepararsi. Ecco, guardando la vostra officina vedo dalle gomme al motore, alle revisioni, eccetera, eccetera, c'è tutto. Uno, il cliente arriva qui ed è a posto. Sì, beh, noi abbiamo cercato di fare un servizio a 360 gradi che prevede un po' anche chiaramente la multimarca, quindi bisogna essere ancora più preparati ad ampio raggio. E poi chiaramente per fare il servizio completo bisogna cercare di essere pronti, appunto, sulla meccatronica, ormai si chiama, non è più solo la meccanica, le gomme, le revisioni, perché comunque cercare di fare, cioè che una macchina entra per avere un servizio, ma che esca che abbia finito tutti i servizi necessari. Maurizio, ti ringrazio, ti aspetto in campo, non so dove. Beh, lì poi li vediamo. Siamo al meteo per la giornata di domani, mercoledì 18 luglio. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, salvo locali addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature minime stabili intorno ai 14 gradi, massime in aumento sino a 32 gradi. Venti prevalentemente sud-occidentali sui rilievi. Vediamo insieme la programmazione serale di RTA, che comincia alle 20.35 con 80 Nostalgia, alle 21.10 Epoca che Storia, alle 22 il TG, alle 22.30 Balla che ti passa e alle 23.30 Rivediamoli del 1994. E per l'informazione locale è tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata, torniamo domani 19.35 con l'informazione locale. Arrivederci.